Il principe Harry è stato criticato per aver creduto di poter riprendere i suoi doveri reali, mentre il re Carlo si sta riprendendo dal cancro. Il principe Harry è stato pesantemente criticato per aver creduto di poter semplicemente ritornare alla vita reale dopo la sua partenza dalla famiglia e dai suoi doveri nel 2020. Secondo quanto riferito, vuole riprendere il suo ruolo all'interno della famiglia reale mentre suo padre, il re Carlo, e la cognata, la principessa Kate, sono fuori combattimento a causa delle rispettive battaglie sanitarie. Anche se Buckingham Palace ha smentito le affermazioni, la biografa reale Ingrid Seward ha criticato Harry in seguito a queste notizie, secondo cui sarebbe desideroso di tornare nel Regno Unito per svolgere i suoi doveri reali. Parlando con GBN America, Seward ha detto che chiaramente non capisce il danno che ha inflitto alla famiglia reale e che avrebbe dovuto esserne consapevole prima di voler tornare. Ha detto, Harry avrebbe dovuto stare più attento a quello che ha detto, ma probabilmente pensa che potrebbe rientrare, ma di certo non potrebbe. La scorsa settimana, il duca di Sussex ha parlato con Good Morning America mentre partecipava alla celebrazione One Year to Go degli Invictus Games Vancouver Whistler 2025 in Canada. Ha detto che vedrà la sua famiglia quanto più potrà dopo la diagnosi di cancro di suo padre, aggiungendo che spera che riunirà la famiglia. Harry ha aggiunto che ama la sua famiglia, ma ha sottolineato che ora ha la sua famiglia in California.